ero forestiero e mi avete ospitato. Le parole evangeliche risuonano all'interno di un teatro povero ma necessario, che si interroga sul senso profondo di concetti quali identità e integrazione nello spettacolo Questo è il mio nome. Una pièce che vede i protagonisti giovani africani migranti arrivati nel nostro paese. Un'opera al cui interno si intrecciano canti, coreografie, storie dei paesi di origine dei richiedenti asilo e rifugiati, con situazioni della realtà nostrana contemporanea. È un viaggio molto, molto, molto pericoloso. Ho paura di nuotare, perché nel mare ho visto le persone morte. Io in quel momento sapevo che io sono nella parte pericolosa dell'acqua. Questo è il mio nome è anche un percorso artistico e umano che ha portato giovani dai 18 ai 27 anni del Senegal, Costa d'Avorio, Mali, Nigeria a ritrovare fiducia e lavoro, a imparare la nostra lingua e sviluppare relazioni grazie all'arte più effimera e aleatoria, ma più umanamente potente e contagiosa, il teatro. Io avevo tutti questi messaggi da trasmettere. Cioè, non ce lo facevo più, erano dentro di me come una donna incinta. Non dimenticare il viso della tua mamma. Una rinascita dovuta anche ai fondatori del Teatro dell'Orsa Monica Morini e Bernardino Bonzani, da qualche anno alle prese con il progetto SPRAR di Reggio Emilia, che unisce mediazione culturale e integrazione attraverso la pratica teatrale. Abbiamo veramente desiderio di sapere il pezzo della loro storia, perché nei numeri che l'informazione ci dà ogni giorno, ci perdiamo l'aggancio profondo alla vena identitaria. E la testimonianza che portiamo è una piccola goccia in questo mare di persone dimenticate, di oblio. Così, a sollecitare la sensibilità umana dello spettatore, non è solo il racconto di un viaggio verso un futuro di speranza, ma un'ulteriore offerta di viaggio. Quello verso la definitiva presa di coscienza che ogni vita è una vita, ogni vita vale. Per Terza Pagina, un estratto dal servizio in onda questa sera a Retroscena.